con me. Vai. Grazie. Un maestro. Grazie, sì. Buonasera a tutti. Alla domanda, cosa vorresti fare tu, sì, qui? Con me. A me la prima cosa che mi viene in mente è questo. Questo. Sono 4 settimane che aspetto. Ma tutti ti hanno preso a schiaffi, Gil Musatev. Io ho detto, ma se mi invita, cosa che io sono sicuro che farà, perché ci conosciamo da tanti e tanti anni. Per me è un fratellino, lui ovviamente non posso dire un figlio, perché anche se... Insomma... Potrei sicuramente, sarei molto onorato. Ma sai qual è il problema, Massimo? Ho detto, se mi invita, la prima cosa che ha già fatto... Vabbè, no, certo. Ogni, c'è proprio il sindacato attori... Vieni qua. Sì. Ecco. No, c'è il sindacato attori che proprio a me... Se state stressati, andate da Max e vi sfogate con lui, diciamo. No, adesso, che ride, sì, lei ride, queste sono disgrazie, ride la signora, che ride, non c'è niente da ridere. Massimo, sì, devi, tu mi hai insegnato anche a fare molte cose, ma ho modo di farle. Io so fare diverse cose, ma non riesco a fare come te più cose insieme. Capisci? Ma Sei un po' dissociato. Come dire? Dissociato, dislessico. Un pochino sì. Io vorrei, per esempio, ho provato col ballo, ti dicevo, e tu mi fai... Che potrei fare? Guarda, c'è al di là del tap, che ovviamente è un ballo che io amo da ragazzino, ma c'è un altro ballo meraviglioso, molto sensuale, che io non sono mai riuscito a ballare perché lo trovo molto difficile, è il tango argentino. Più orangotango mi sento io che tango, perché sono un po' rigido, io te lo dico. Più che un po' rigido, mettiti così, come da un ballerino. Hai capito? È questo che non ti fa ballare il tango. Dice la pancetta. Lasciamo vedere. C'ho paura che la prossima settimana, il prossimo attore arriva col crick, non vorrei, insomma, perché è un crescendo ogni puntata. No, dicevo, Massimo, allora che ci vuole per fare il tango? Ci vuole... Rose rosse, occorre. No, cioè, nel senso che Massimo Ranieri, non sono d'accordo. No, ci vorrebbe una rosa. Una rosa. Eccola qui, eccola la vostra. Sì, sì. La vostra meravigliosa. Sì, sì. Sì, sì. Grazie. A me saluti. Vieni qua, vabbè, sei serio. Che allora. Se non è carino che... Come la chiami tu a Roma questa? Mamma, la cicoria sembra. Cicoria. Mettiamo qua la cicoria che non serve nel tango. Allora, tango argentino, lo dico signore, la cicoria non serve, è superflua. Una cosa difficoltosa. C'è un senso di calore sulla guancia. Difficoltosa, sì, difficilissima da fare, è la figura del porteur. Porteur, il famoso prêt-à-porter. Quella è un'altra cosa. Che arriva avanti dove c'è. Chi porta, ecco, chi porta. Chi guida, chi conduce. Non so, chi porta tu? Io porto due passarelli. Ma porto due calda rossa, quello che vuoi, Massimo, io per te porto due belle calda rossa. Questa è ovviamente l'abbiamo, è un'icona questa è rosa, ma è un'icona. Questa è ombrello, come diceva dottor. No, è un'icona perché l'abbiamo vista in quel meraviglioso film con Jack Lemmon e Tony Curtis. Tony Curtis, gli uomini che dove loro ballano il tango, noi ci proviamo. Ovviamente chiediamo scusa a quei due signori che stanno lassù che ci guardano, però proviamoci. Proviamo. Tu fai la femmina e io faccio l'uomo. Vabbè, facciamo la conta chi fa l'uomo e chi fa... Dai. Cioè, già deciso? Dai, per me. Uè. A te. Tu fai la femmina. È il ruolo che... C'è anche un modo. Un modo. È una cosa particolare per portare la rosa in bocca. Una puttana? No, mai. È una cosa. Che vedi la differenza? No, col morare, con l'incisivo. Esatto. Apri la bocca? Sì, sta inguaiata, la prova a bocca. C'è un po' le tonsille infiammate. Sì, un po' sì. C'è un po' di laringite. Che fa fresca. Guardatelo. Uè. Fai un po'. Chi mi piglia per francese? Ale, guarda che bello che sei! Bella! Bello! Maestro, un po' di musica, grazie! Dai, ciao, Guarda avanti! Stile! Sei pronto? Sì! Thank you.
Riusciranno i nostri eroi? Guardami. Dopo la sigla lo scoprirete. Massimo, resta con noi.